Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo in Galleria Alberto Sordi al secondo giorno dall'inaugurazione dello store fisico di Ginio Massari, che è qui alle mie spalle. Voi adesso starete vedendo tutte le immagini del negozio scorrere mentre io vi racconterò un po' quella che è stata l'esperienza. Il personale è gentilissimo, la vetrina molto colorata, piena di mignon che, vi anticipo già, non sono costati tanto. Mi aspettavo uno store più simile a quello a Brescia, quindi dove potersi sedere e consumare sul posto. In realtà, siccome nella galleria stanno ancora facendo dei lavori, non gli è stata concessa la possibilità di metterli all'esterno. Questa è la busta che ci hanno dato, classica busta di Ginio Massari. Direi di partire subito con l'assaggio dei macaron. Come farcitura del primo macaron ho scelto lo yuzu, perché mi piace moltissimo. Per chi non lo sapesse, è un agrume giapponese. Per il secondo macaron ho scelto come ripieno vaniglia e pepe nero. La vaniglia si sente, ma come sappiamo Ginio ci tiene alla vaniglia che utilizza, infatti è molto presente, finalmente qualcosa alla vaniglia che sa effettivamente di vaniglia. Il pepe lo percepite proprio sul finale, ma non vi dà quel senso di pungenza e piccantezza. C'è una vaga sensazione, un po' come quando mangiate la cacio e pepe e dopo un po' che l'avete mangiata vi rimane quell'aroma di pepe in bocca. Per chi mi segue dai vlogmas di 2 anni fa, dove comprare il calendario dell'avvento di Ginio Massari, si ricorderà che come questi marron glacé non sono riuscita a trovarne. Spero solo di non rimanere delusa, perché ho un ricordo speciale. Si presenta così. Buono, forse c'è troppo sciroppo alla base per tenerlo fermo. Lo ricordavo vagamente meglio, però devo dire è sempre un ottimo marron glacé, non è assolutamente troppo dolce, il che mi piace, e si sente il retrogusto di marrone, che non è scontato. Molto spesso troviamo dei marron glacé veramente carichi di zucchero, che non ti permette di assaporare il gusto del marrone. Passiamo ora all'apertura dei mignon. Come vedete abbiamo un bel po' di assaggi da fare, infatti mi che ci sposteremo a casa per registrare la seconda parte del video, perché mangiare tutti questi dolci tutti insieme non penso di potercela fare. Assaggiamo per prima la crema pasticcera, la famosissima crema di Ginio Massari. Abbiamo preso gli unici 2 mignon con all'interno la crema pasticcera, il cannolo e un classico bignè. Si vedono 2 semini di vaniglia, quindi sono contenta. Sono curiosa di assaggiare questa crema pasticcera, perché io per farla in casa seguo la ricetta di Ginio Massari. La domanda sorge spontanea: sarà meglio quella che preparo io a casa o l'originale? Andiamo a scoprirlo. Finalmente una signora crema pasticcera. La sfoglia del cannolo è superba. Proseguiamo con il bignè. Prima cosa, non ho mai trovato tanti semi di vaniglia così come in questa crema. La cosa bella è che si sente che è una vaniglia buona. Avevo trovato la miglior crema pasticcera a Roma in un locale. Mi devo ricredere, la miglior crema pasticcera al momento su Roma è quella di Ginio Massari, eccezionale. Questo qui è un cavolino di panna. Guardate qui. Si intravede sotto la crema. Andiamo adesso ad assaggiare la combo della crema di Ginio con la panna. La panna non è assolutamente zuccherata e si sposa benissimo con la crema. Finalmente abbiamo trovato un posto in cui comprare dei mignon di qualità, anche perché siamo sempre alla ricerca di pasticcerie valide su Roma, però è davvero difficile trovarne. Direi di assaggiare altre 2 cose, poi basta, perché ragazzi sto scoppiando, veniamo già dalla registrazione di un video che voi vedrete tra un po'. Ho dovuto dar priorità all'apertura dello store di Ginio Massari perché ha aperto ieri, quindi non potevo aspettare, altrimenti l'avrebbero portato altre persone, quindi non era prevista questa dose di zuccheri giornaliera. Assaggiamo questa, che si chiama Italia proprio per i colori che ricordano la nostra bandiera. Il ragazzo che ci ha servito ha detto che questa andava assaggiata obbligatoriamente. Oh,
Ho preferito quelle un po' più classiche, però buona, non posso dirle nulla. Cambio di location, siamo finalmente tornati a casa. Oggi il delirio, c'era una maratona che ha comportato la chiusura di tutte le strade. Siamo riusciti ad arrivare da Iginio, non c'era modo di uscire. E quando dico che non c'era modo, fidatevi che è così. Abbiamo dovuto cercare qualche escamotage, ma alla fine eccoci qui. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati, anzi voi state vedendo delle novità. Guardate qui, abbiamo la monoporzione, la Saker rivisitata e il famosissimo maritozzo con panna e crema pasticcera. C'era anche la possibilità di scegliere il maritozzo con la panna aromatizzata al caffè, ma dato il video che abbiamo registrato prima di questo, io di caffè non ne voglio più sentir parlare per i prossimi 8 giorni. Qui abbiamo, non so se chiamarla cheesecake perché non ricordo i nomi, scusate ragazzi, ma abbiamo ordinato davvero tanto e ricordarmi tutto sarebbe stato impossibile. Ma c'è la sorpresa, molto piacevole. Questo mi piace decisamente di più perché rimane più acidino rispetto al mirtillo. Non è una composta, ma credo una gelatina. Buona. Questa qui ci è stata consigliata sempre dal ragazzo che ci ha servito. Questa è una nocciola pralinata, non so se allo zucchero o al sale. Molto saporita. La consiglio a tutti gli amanti della nocciola. Veramente piacevole, però ho sbagliato a mangiare prima la nocciola perché la nocciola in sé è molto saporita, è molto forte a livello di aromi, mentre l'interno giustamente rimane un po' più delicato. Quindi il mio consiglio, fate un boccone unico così vi si sprigionano tutti i gusti insieme. Stesso concetto, scusate se ho un po' rovinato perché durante il trasporto i mignon ne hanno risentito. Questi mignon rientrano nella pasticceria moderna, mentre quelli che abbiamo assaggiato prima in galleria fanno parte della pasticceria classica. Questo mignon è al limone con una bagna al limoncello, anche lui ci è stato consigliato rispetto a quello allo yuzu o all'arancia. La bagna al limoncello non la percepisco, ho preferito quello alla nocciola. Credo che il cestino sia fatto di cioccolato lampone perché ho visto che nello store avevano le uova di Pasqua, se non ricordo male, anche al lampone, quindi potrebbe essere così. Anche per quanto riguarda questo mignon, vale come per il precedente, ovvero che tra tutti quelli assaggiati sono gli unici due che probabilmente non riprenderei. Adesso veniamo alle parti importanti, ovvero le monoporzioni. Io il maritozzo lo vorrei tenere per ultimo. Direi di partire da questa monoporzione, aspettate che togliamo il sopra altrimenti vedo difficile l'apertura. Molto molto bella, vi danno questi vassoietti di plastica che sono facilmente maneggiabili. Fate attenzione perché c'è dello scotch, quindi non andate a tirare altrimenti rischiate che poi lanciate la monoporzione. Oh, finalmente delle forchette, che bello. C'è una parte che rimane un po' sabbiosa sotto i denti, quasi zucchero o cristalli. Non riesco a capire di cosa si tratti. Il sapore preponderante in questa monoporzione è il pistacchio. Una buona monoporzione, forse non lo riprenderei, ma questo a mio gusto personale. C'è da dire che al palato è veramente piacevole, è soffice, la granella che scrocchia sotto i denti è piacevole proprio per smorzare un po' tutta questa morbidezza. Nel complesso il sapore di pistacchio è molto buono, quindi se vi piace ve la consiglio. Adesso passiamo ad una delle mie torte preferite, ovvero la Saker. Questa qui è una Saker rivisitata. Ha una bagna rum, spero di sentirla, anche perché oltre ad essere una grande fan della Saker, sono una grande fan dei rum invecchiati. A posto della composta di albicocche, in questo caso troviamo il lampone, che amo in abbinamento al cioccolato esattamente quanto l'albicocca. Questa è una monoporzione che riprenderei perché si sente tantissimo il cioccolato, anzi vi dirò, forse si sente solo il cioccolato. Il rum non lo percepisco, il lampone neanche. Farò un secondo assaggio per vedere se riesco ad individuarli. Sul finale
è arrivato leggermente il rum, però mi sentirei di dirvi che anche se non amate l'alcol, non vi preoccupate, ordinatela, perché io sinceramente la nota alcolica non la percepisco. Il lampone non lo sento, però se vi piace tanto il cioccolato e il cioccolato poco zuccherato, questo qui fa al caso vostro. Ed ora passiamo al prodotto che tutti hanno provato almeno una volta andando da Iginio Massari, ovvero il Maritozzo. Non so se dividerlo a metà perché ho paura di romperlo, ma in realtà si taglia benissimo, quindi molto bene. Ecco qui come si presenta all'interno il Maritozzo di Massari. Di crema me ne aspettavo un po' di più, non so se magari ce n'è altra davanti che è coperta dalla panna. Andiamo a scoprirlo una volta che daremo il primo morso. La panna è molto buona, soffice, non zuccherata. Questo è un Maritozzo che mi potrei finire, mentre generalmente quando trovo una panna troppo dolcificata non riesco proprio a mangiarla. Cerco di dare un morso qui dove c'è la crema, comunque mi fa piacere che la crema utilizzata è sempre la stessa, anche qui troviamo molti semini di vaniglia, quindi questo punto a favore perché vuol dire che anche se è nascosta, a prescindere, utilizzano una buona crema. Non so se ha senso aver messo la crema perché ce n'è talmente poca che secondo me non si sente. Sono felicissima che Iginio Massari abbia deciso di aprire finalmente un negozio permanente a Roma. Eravamo abituati ai pop-up e un po' mi dispiaceva perché vedendo online il negozio di Brescia non vedevo l'ora di andare per poter degustare i suoi prodotti. Adesso possiamo farlo, come ho detto prima, sicuramente lo terremo in considerazione per quanto riguarda le festività, le cene in cui portare dei mignon, dei dolci fatti bene. Quindi approvata la pasticceria di Iginio Massari? Assolutamente sì! Sono molto contenta di essere riuscita a portarvi al secondo giorno di apertura. Sappiate che avete un'anteprima assoluta. Ma ora passiamo alle cose serie. Secondo voi, quanto è costata tutta la roba che vi ho mostrato? Mettete in pausa il video e scrivetelo giù nei commenti. Non barate che vi vedo! Sono pronta a mostrarvi lo scontrino. Per tutto quello che avete visto, ho speso 43,21 €. Prezzo onestissimo. Mi aspettavo di spendere anche qualcosina in più. Le monoporzioni, se avete messo in pausa il video, avrete notato che sono venute 15,54 €, questo perché le vendono al peso, quindi non c'è un prezzo standard. I mignon 10,67 € per circa 9-10 mignon, macaron 2 € al pezzo, siamo totalmente in linea con i prezzi dei macaron fatti bene su Roma. Marron glacé 2,50 € l'uno, un po' mi è dispiaciuto per i marron glacé perché quelli che mangiamo all'interno del calendario del l'avvento furono memorabili. Prossimo step, andare nella pasticceria Brescia di Iginio Massari e riassaggiare i marron glacé per vedere se c'è differenza. Il krapfen, oh no, ma non abbiamo assaggiato il krapfen alla crema, vi fidate? La crema è eccezionale, quindi sappiate che se volete fare colazione c'è la parte di Bita Bar dove vi preparano tranquillamente caffè, cappuccini e potete scegliere croissant, pano chocolat, krapfen e per l'orario in cui siamo arrivati noi mi sembra che non ci fosse più tanto altro. Comunque krapfen 2 €, prezzo anche qui onestissimo considerando la qualità della crema che è la migliore che possiate assaggiare. Maritozzo con crema pasticcia era 6 €, questo effettivamente è un po' alto come prezzo considerando i prezzi su Roma dei Maritozzi, però è il Maritozzo di Iginio Massari, stiamo pagando la location in Galleria Alberto Sordi, la panna è molto buona, la crema pasticcia era altrettanto e anche l'impasto del Maritozzo non mi è dispiaciuto, non è tra i più morbidi provati, però mi è piaciuto molto. Per questo video è tutto, io spero vi sia piaciuto, se così è stato mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video che usciranno. Come sempre vi mando un bacione, noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video, ciao!